i medici. Pensate quanti rischi stanno correndo, hanno corso, continuano a correre, e magari noi vorremmo chissà che cosa. Ecco, vogliamo soprattutto non tanto fare, come ho detto in precedenza, in qualche altra occasione, un semplice applauso, perché non hanno bisogno di questo. Hanno bisogno soprattutto di essere, di sentirsi sostenuti dal nostro amore, dalla nostra preghiera, perché in questo momento, ma in ogni giorno, soprattutto in questo momento, il loro ministero, lo chiamo così per usare un termine più nostro, è veramente prezioso. Allora, a loro in modo particolare ho voluto dedicare questo momento e ho scritto anche per loro qualcosa che mi sembra bello, e anche cercando di scrutare i sentimenti che ognuno di loro in questo momento tiene segreto nel suo cuore, nella sua mente. È una preghiera che rivolgo a Gesù per loro. Gesù, medico delle anime e dei corpi, samaritano che curi ogni ferita, versando l'olio della consolazione, il vino della speranza, illumina le menti, guida le mani, spalanca il cuore di quanti hai ricolmato di doni per alleviare le pene di tanti fratelli. Gesù, medico delle anime e dei corpi, da Dio, uomo tra gli uomini, per aprire la notte del dolore alla luce pasquale, benedici la missione quotidiana di quanti si chinano sui letti del dolore per infondere speranza, respiro di vita, amore, solo amore. Gesù, medico delle anime e dei corpi, crocifisso e risorto, che conosci il soffrire e hai vissuto il morire, consola quanti curano i corpi davanti alla sconfitta per chi non ce la fa, e asciuga le loro lacrime, silenziose e nascoste, ingoiate ma sempre amare. Gesù, medico delle anime e dei corpi, via, verità e vita, indica la strada a chi cura la vita. Dona sapienza e scienza per rimedi efficaci e difenderla sempre come dono prezioso che viene dall'alto per ritornare a te. Gesù, medico delle anime e dei corpi, il momento presente, la paura contagiosa ci rendono più responsabili, perché si rinnovino le strutture sanitarie come manna benedetta, sostegno quotidiano per camminare fiduciosi e contemplare già il tuo volto.